Amici di Pianeta Smart, questa è una prova video XZ versus XZ1. Al momento sto registrando con XZ a 30 fps, un full HD, con la steady shot attiva intelligente. Adesso sto passando in una zona d'ombra e poi per tornare in una zona praticamente contro luce. Facciamo qualche secondo e poi passiamo a XZ1. Bene, eccoci con XZ1, le impostazioni sono le stesse di XZ, ovvero Full HD a 30 fps con lo steady shot attivo intelligente. Voglio specificare che il tragitto è lo stesso per tutte e quattro le prove, quindi badate bene se ci sono eventuali differenze. Ora passiamo a XZ con lo steady shot disattivato. Bene, siamo tornati con XZ. In questo momento sto registrando in Full HD, sempre a 30 fps, ma con la steady shot disattivata, quindi non abbiamo nessuna stabilizzazione. Registriamo ancora qualche secondo e poi passiamo a XZ1. Bene, eccoci con l'ultima prova, ovvero XZ1 con lo steady shot disattivato. Volevo specificare una cosa, ho cercato di mantenere la stessa andatura, la stessa posizione del braccio per garantire la stessa prova in tutte e quattro le prove, diciamo così. Quindi io direi che con questa veloce video prova, video confronto con XZ versus XZ1 è tutto. Un saluto a tutti da Lorenzo e vi aspettiamo nei prossimi video. Bene amici di Pianeta Smart, avevamo deciso di fare 4 prove, ma abbiamo aggiunto il video in 4K con lo steady shot attivo. In questo momento abbiamo XZ1, sarà velocissimo perché le dimensioni del video saranno gigantesche, quindi passiamo a XZ, sempre registrato in 4K con lo steady shot attivo. Eccoci qui con XZ, video in 4K con lo steady shot attivo, in questo caso standard, non attivo intelligente come la registrazione in Full HD. Vediamo la differenza con XZ1 e poi salutiamo tutti perché diciamo che questa volta è veramente tutto.